gli astronauti e le astronaute continueranno a viaggiare nella Via Lattea, ma le loro mete saranno via via più lontane. Lavoreranno insieme ai colleghi della Cina e prima o poi arriveranno su Marte, ma non così presto come si dice. A grandi linee, il futuro dell'esplorazione spaziale è questo. Lo tracciano due esperti, l'astronauta ESA Samantha Cristoforetti, protagonista della missione Futura nel 2014, e Roberto Battiston, fisico e presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Chi oggi sogna di viaggiare su un'astronave ha per riferimento la Stazione Spaziale Internazionale, un laboratorio orbitante che si muove a 28.000 km orari, 400 km sopra di noi. È nata da una collaborazione internazionale, da cui però ci sono dei grandi esclusi che potrebbero prendersi la scena di qui a poco. Prima fra tutti la Cina. Dopo aver bussato varie volte alle porte della stazione e aver trovato sempre chiuso, i cinesi si sono attrezzati autonomamente e hanno deciso di costruire una stazione tutta per loro, la Tiangong, una casa stellare in cui anche gli astronauti europei potrebbero trovare posto. Astro Samantha, che solo pochi mesi fa ha svolto un addestramento in Cina, conferma. C'è un interesse anche da parte dell'Agenzia Spaziale Europea, naturalmente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ad intensificare sempre di più la cooperazione con la Cina, anche a vari livelli, ma anche proprio a livello di volo spaziale umano. Per la verità c'è già da diversi anni un memorandum of understanding tra l'ESA e la controparte cinese, dove si parla proprio esplicitamente dell'obiettivo di volare un astronauta europea o europeo sulla stazione spaziale cinese nei primi anni 20. Certo, per il momento è un cosiddetto statement of intention, quindi no, una dichiarazione di intenzioni, che però piano piano ci auguriamo che si concretizzi. Insomma, anche se la stazione spaziale cesserà la sua attività nel 2024, lo spazio non resterà sguarnito di presenza umana. Anche se la deadline finora indicata per il termine dell'esperienza dell'ISS potrebbe slittare in avanti. La Cina avrà certamente in orbita nel 2024 e altri anni successivi la propria stazione e posso anche immaginarmi che questo fatto sarà la motivazione principale che farà sì che la Stazione Spaziale Internazionale non sarà ritirata nel 2024, perché è evidente che una presenza umana permanente nello spazio passata totalmente alla Cina susciterà qualche reazione, qualche riflessione, qualche decisione conseguente. E quindi io mi aspetto che non ci saranno interruzioni nei prossimi anni della presenza umana nello spazio. Il futuro però supera di parecchio i 400 km di distanza dalla Terra. Le stazioni che vedremo nei prossimi decenni orbiteranno mille volte più lontano di così, vedranno magari la presenza di due astronauti anziché sei e soprattutto avranno bisogno di tecnologia autorigenerante, che oggi non esiste ancora, ma ci sarà indispensabile. Il vero salto però è quando si comincerà a pensare alla presenza umana non solo nello spazio a orbita bassa, i 400 km di cui stiamo parlando, perché entrambi, sia la Cina che la ISS, sono in quella distanza molto bassa rispetto alla Terra, ma avremo una presenza umana in una stazione a metà strada fra Terra e Luna o vicino alla Luna, ci sono varie ipotesi possibili, perché questo salto è un salto, diciamo, quantitativo, si passa da 400 km a 400.000 km, un fattore 1000, da poche ore di volo a qualche settimana, una settimana, decine di volo, che sembra una differenza relativamente piccola, ma è fondamentale perché le tecnologie che ci servono per essere autonomi, sicuri, operativi, così lontano, sono delle tecnologie che si potranno certamente ottenere, ma che non abbiamo ancora sviluppato perché l'esigenza non è mai nata. Di quali tecnologie si tratterà? È fondamentale innanzitutto che si riparino senza bisogno di nessun intervento da terra. Tecnologie di questo tipo sono indispensabili naturalmente anche per viaggiare verso Marte. Per questo la data del 2030, indicata dagli Stati Uniti come quella in cui vedremo per la prima volta un uomo calcare il suolo del pianeta rosso, è irrealistica. Andare su Marte abbia un valore non solo, diciamo, romantico, fascinoso, sogno, non solo tecnologico, scientifico, vita, ma anche e soprattutto, oltre a quello politico di fare un'azione globale dell'intero pianeta, quindi questa è una sfida meravigliosa di raggiungere una capacità del genere, ma la vera sfida, diciamo, tecnologica è avere delle tecnologie che oggi non ci immaginiamo neanche, che siano in grado di proteggerci, di proteggere gli astronauti in un viaggio così lungo,
così come diciamo i nostri organismi viventi si proteggono dalla mattina alla sera permettendoci di far fronte alle difficoltà. No, oggi la nostra tecnologia si rompe, dopo 1, 2, 5, 7 anni si rompe, e se non c'è qualcuno di un uomo, un tecnico, un manutentore che la rimette a posto non si ripara, mentre tutto ciò che riguarda il biologico si rompe e si ripara. Quindi c'è proprio una gap industriale formidabile, secondo me andare su Marte per periodi così lunghi, condizioni così estreme, porterà a quel tipo di tecnologia. Ma per colmare il gap industriale servono soldi, tempo e strategia politica globale. In attesa di vedere Marte, gli appassionati dello spazio possono intanto godersi il viaggio. Lei ha parlato di avvincenti tappe intermedie prima del famoso ormai viaggio su Marte. A cosa si riferiva in particolare? Beh, se uno segue le varie missioni che sono in programma per i prossimi anni, quindi succederanno. Noi abbiamo questo nuovo razzo, per esempio, che volerà per la prima volta nei prossimi anni. Cioè sarà un momento estremamente importante, cioè per la prima volta avremo un razzo delle stesse capacità, diciamo, del Saturn V, quindi dell'epoca di Apollo, di mettere davvero molte dozzine di tonnellate in orbita. È una cosa che non va sottovalutata, cioè è davvero qualcosa di estremamente importante. Quindi io ci terrei che le persone approfondissero quel tanto che serve per entusiasmarsi di tutte queste tappe intermedie che ci aspettano nei prossimi anni.